come la vita sia già sacra. La via della conoscenza attraverso Attilio M, voce della quiete.vagliano@gmail.com, entità scientifica. Considerare l'altro come mistero vuol dire che anche quando l'altro vi mostra certi comportamenti, questi comportamenti sono mistero e voi non sapete, per esempio, quanto di indulgenza e di non indulgenza ci sia dentro quel comportamento. C'è l'una e l'altra, ma per voi è un mistero. Voi non sapete e non potete sapere quale prevalga. Magari a voi sembra che prevalga una certa qual sfumatura, ma soltanto perché avete una serie di concetti che sono strutturati in un certo schema e che definiscono un certo comportamento in un certo modo. Soltanto dentro il mistero vostro e dell'altro voi ritrovate la sacralità della vita. Prima ci sono due menti che in qualche modo si allontanano l'una dall'altra. Allora, tutto il nostro tentativo è quello di farvi cogliere come la vita sia già sacra, sia già unità dentro gli opposti. Ma poiché c'è la mente, c'è tutto ciò che la mente produce, ovvero sia c'è l'immaginario di due esseri separati, distinti o magari contrapposti, o magari cooperanti per certi aspetti e via dicendo, ma mai comunque completamente uno.